Dopo essere stati a San Vittore, entrare a Milano Opera sembra un viaggio in un universo parallelo. Qui non ci sono le infiltrazioni d'acqua, le celle da nove, i bagni alla turca. Al contrario, le stanze da due, anche se progettate per uno, sono in buone condizioni, come i bagni e l'intera struttura. È la casa di reclusione più importante della provincia di Milano. È nata come carcere destinato all'alta sicurezza ed è noto per ospitare molti detenuti in regime di 41 bis, compresi alcuni dei nomi, protagonisti dei più importanti processi antimafia. Ma il braccio del 41 bis non è accessibile ad alcuno al di fuori del personale, non alle nostre telecamere, ma neanche agli osservatori di Antigone, così come agli avvocati, che in molti casi denunciano come sia difficile monitorare le effettive condizioni di detenzione. Numerosi gli eventi critici registrati negli ultimi mesi. Un caso di sospetto suicidio nel giugno 2011, almeno 3 suicidi tra l'agosto 2011 e il settembre 2012 e almeno un caso di morte per cause naturali nel luglio 2011. Direttore e agenti ci mostrano gli spazi destinati ai detenuti lavoranti. Ci sono saldatori, un gruppetto che realizza componenti per violini, un sarto, altri impiegati nei processi di digitalizzazione degli archivi di alcune aziende esterne. Ma i numeri alla fine dicono che su 1200 detenuti a lavorare sono meno di un terzo. Poche decine quelli fuori dal carcere. Un numero su cui pesano anche i tagli ai fondi della legge Smuraglia, che prevede agevolazioni per gli imprenditori che impiegano i carcerati. E i segnali non sono affatto incoraggianti, perché di recente hanno chiuso anche alcuni dei laboratori più importanti di Opera, come la panetteria, la gelateria, la lavorazione e il restauro del marmo. Opera ha anche il principale centro diagnostico terapeutico nel nord Italia, altamente specializzato e attrezzato per affrontare anche le patologie particolarmente gravi. Un centro che fa da collettore per i detenuti di molte strutture carcerarie lombarde, come ci ha spiegato il direttore di Opera, Giacinto Siciliano. Ma io penso che l'esigenza principale sia quella di riconoscere le giuste proporzioni, cioè un istituto, qualunque sia l'istituto, per quanto i livelli di assistenza sanitaria possano essere alti, non può garantire tutto indiscriminatamente. Noi ora ci troviamo nella situazione di dover prendere tutto quello che arriva, di doverlo gestire con le risorse che ci sono. Il rischio qual è? È che una struttura che è anche in grado di dare una buona, ottima assistenza sanitaria si viene saturata da situazioni di inevitabilmente abbassa il livello della qualità. E penso che se vogliamo fare la differenza, ma anche nella tutela delle persone che gestiamo, poi il discorso della qualità invece è essenziale. Gli spazi esterni del carcere invece diminuiranno nei prossimi mesi. Al posto di uno dei campi sportivi, infatti, nascerà un nuovo padiglione che dovrebbe ospitare almeno 400 nuovi detenuti.